Papa Francesco, nell'enciclica sulla santità Gaudete et Exultate, tra i segni di una vita santa, di un cammino di santità fatto in pienezza, sapete che ci pone tra i tanti segni? L'umorismo, il buonanimo, l'animo sereno. Una persona che è serena, che scherza, che sa giocare, che sa scherzare su se stesso e sugli altri, che sa scherzare sui propri difetti, è una persona che è in cammino di santità. Perché la serenità del cuore, l'umorismo, come diceva Tommaso Moro, che invocava, proprio nella preghiera, il dono dell'umorismo, è un segno della presenza di Dio, perché Dio porta felicità, porta gioia. Carlo Campanini, convertito da Padre Pio, devotissimo figlio spirituale di Padre Pio, diceva che se lui avesse avuto lo stesso humor di Padre Pio, avrebbe riempito i teatri. E lui i teatri li riempiva. Questo per dire che Padre Pio non era la persona borbera come qualcuno lo ha descritto in maniera sbagliata, non era una persona irascibile, era una persona molto scherzosa, che sapeva vivere in fraternità. Era una persona che aveva un sano umorismo. Finora abbiamo visto che lui stesso racconta fatti, episodi, barzellette vere. Vere non perché i fatti sono veri, il più delle volte non erano veri, ma vere perché hanno un significato vero. Hanno una, come dire, una morale, come diremmo oggi, vera e autentica. Ma Padre Pio è in compagnia di altri santi. Vedete, Teresa d'Avila diceva che lei aveva paura dei religiosi brontoloni e sempre scontenti e lamentosi. E questa sua paura l'ha trasformata in preghiera e diceva: Salvami, Signore, dall'insipida devozione e dai santi con muso lungo. I santi non possono essere e avere il muso lungo. Ma sono persone gioiose, sono persone appunto sane. E invece Chesterton diceva di San Francesco d'Assisi che il senso dell'umorismo è il sale di ogni sua iniziativa. Donaci anche a noi, Signore, il dono del sano umorismo. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.